Live Social. Live Social. Buonasera, buonasera a tutti e tutte voi, carissimi amici e amiche delle frequenze di Radio Veronica One, e bentornati nel nostro salottino radiofonico di Live Social qui a Torino. Io sono Giulia e quest'oggi ho tre ospiti molto 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 speciali che non vedo l'ora di presentarvi, perché parliamo dei Laimoni. Buonasera ragazzi, come state? Buonasera, tutto bene. Perfetto. I bassisti già si fanno riconoscere, beh, non c'è male. Beh sì, dai, una giornata. Oggi per una volta mi faccio vedere, spiego cos'è un basso, che non esistono. Suono la chitarra, bellissimo, e non c'è il batterista. Ale. C'è quest'area di pace in giro, infatti. Vero? Bellissimo. Non ci abbiamo neanche bisogno del plexiglass. Senti, niente, appunto. Bello. Ragazzi, qua si ride e si scherza, perché veramente tra musicisti, cantanti e cos'è che suoni tu, non me lo ricordo, diciamo, esatto, che ci si diverte alla grandissima. Beh, a questo punto diamo il benvenuto a Emanuele, ciao. Fabio e Aaron. Yeah. Buonasera. Dei Laimoni. Ragazzi, incominciamo a parlare un po' di come è nata la band e perché questo nome, Aaron. Allora, iniziamo come è nata la band, iniziamo che già nome. Voglio dire, direi che è già un buon punto dal quale partire, dai. Il nome lo diamo dopo. Allora, la band è nata da un progetto condiviso con Emanuele. Eravamo all'inizio solo in due, era un duetto acustico. Poi per caso, totalmente per caso, si aggiunge un violino. Ehi. Che in realtà poi è uno dei nostri strumenti più particolari, no? Perché poi il resto appunto abbiamo il basso, che poi nessuno... Quindi... Allora, aggiungo il violino. Andremo avanti con questo tipo di bullismo verso i bassisti fino alla fine, ragazzi, non vi preoccupate. Non piangerò in diretta, non me lo farete fare. Va bene, Fabio, d'accordo, ci crediamo. Si aggiungono poi anche Ivan, il batterista, e poi Fabio, il bassista, per ultimo, nel 2020. Quindi noi siamo Laimoni veri e propri, quindi pronti a, all'azione, insomma, all'azione, e dal 2020. Quindi, molto bene. Esatto, sì, e sì. A questo punto passiamo la parola a Emanuele. Abbiamo detto, per quanto riguarda il nome, una domanda scomoda praticamente. Ah, allora, davvero? Non lo sapevo. Ma allora, mettiamola così. Il nome è, è un riferimento a una pratica che ogni tanto capita di svolgere. In realtà il periodo con l'intenzione c'era di dare un nome, perché in quel periodo mancava, quindi un po' per scaramanzia abbiamo detto chiamiamoci così, che magari poi arriva in un modo o nell'altro. Si un parla bel di abbracci, limone. Di abbracci, vero? Beh, sì. Io pensavo sinceramente si parlasse di gran limoni, ragazzi, che immagino poi in realtà sia esattamente quello di cui, da cui è stato tratto il nome. Beh, diciamo che il periodo è stato quello che è, di limoni se ne è visti purtroppo veramente veramente pochi. Non possiamo rispondere adesso, nel senso, vediamo. No, cioè, vabbè, ma adesso ci siamo qua noi. Tu dici, beh, a questo punto ragazzi, togliamoci totalmente questo imbarazzo e ditemi anche uno alla volta che cosa suonate e comunque qual è la vostra, diciamo, perché siete dentro questa band, ragazzi. Aaron, perché? Dimmelo. Ma e cosa suoni? A parte no, per il nome, a parte, sono nella band, a parte per il nome, suono la chitarra, principalmente chitarra elettrica. E poi canto anche seconde voci, e ogni tanto quando capita la prima, quando si inciampa il cantante vero, inizio io e boh, hai capito, volte, Emanuele, sì. Quando bisogna di recuperare, quando, sai, due ore di concerto, poi una certa le senti comunque, e vedi tu, cioè immagino che tu ti scaldi dal mattino alla sera. Io tutti i giorni mi sveglio alle 6 per fare gli esercizi. Davvero? No. Ah, ecco, mi sembrava. Niente, presa in giro anche in casa mia, ragazzi, pazzesco. E quindi invece tu, Emanuele, suoni anche la chitarra, giusto? Sì, principalmente voce, però poi faccio chitarra d'accompagnamento ritmica, principalmente acustica, però adesso che abbiamo introdotto batteria, basso, in maniera anche un pochino più sporadica, anche la chitarra elettrica. Capisco. Anche perché ho comprato l'amplificatore nuovo, quindi devo usarlo per forza. Viva Merula! A questo punto, oh, sì. Fabio, dici invece... Io sono quello bullizzato tendenzialmente, sono quello picchiato, infatti sono nel gruppo per minaccia, non per altro. Aaron è arrivato a casa mia una volta, mi ha incappucciato, tieni questo strumento con quattro corde, ma che devo farci? Non lo sappiamo nemmeno noi. E niente, quindi vabbè. Devi fare presenza, stare lì. Esatto, per fare numero. Cioè comunque la destra del palco, ragazzi, va occupata in qualche modo, quindi un bassista ci deve essere, oppure lo metti proprio dietro, di fianco a
chitarra, batteria, non se ne accorge nessuno, tutto a posto. Sì, sono lì per fare scena praticamente. A questo punto parlatemi un po' di quello che è il genere e le tematiche trattate nei vostri singoli, nei vostri pezzi e nelle vostre canzoni. Ok, ci provo io. Dai, allora. È dura, eh. Noi come genere ultimamente ci stiamo prendendo una direzione molto country rock. Molto country rock, anche con vene folk e anche blues. Comunque tutto quell'immaginario lì è la nostra ispirazione. Roba vecchia, no? La roba vecchia, sì, che siamo dici, vecchi però... dentro. Guarda un po' tu le disgrazie. Capelli lunghi. Però cerchiamo... Che pensavate facessero trap? Guardalo Tatone Aaron. Ti trappetta la faccia diretto. Ecco. A questo punto le tematiche invece trattate sono, oddio, dei singoli? In generale... parlamene di uno o anche proprio, diciamo, di quello che andremo tra pochissimo ad ascoltare. Okay. Il brano Feeling Colder. Feeling Colder. Feeling Colder in realtà è uno dei nostri primi brani e abbiamo pensato anche di fare un piccolo percorso e di pensare quel brano lì raccontando una storia principalmente, non un fatto di vita vissuta, accaduta a noi, però comunque è una storia di un ragazzo che fin da bambino non riusciva a trovare lo spazio nel mondo e a condividere quindi anche le emozioni con le altre persone e con la società che, insomma, in cui viveva. Però ultimamente stiamo invece prendendo una direzione anche con gli ultimi brani invece più di un pensare che le nostre caratteristiche sono cose positive e di sfruttarle al massimo per vivere bene le nostre diversità. Quindi fondamentalmente mi stai dicendo che sono due facce di una stessa medaglia: l'unicità che ti porta a sentirti totalmente estraniato e al di fuori e a volte anche molto ghettizzato dalla società, e ricordiamoci che la peculiarità in questo caso è voler fare musica in un posto come l'Italia, ad esempio. Frecciatina. No, ma leggera, leggerissima, cioè proprio... No, scusate che devo mettere via l'arco, è un po' veloce. E invece l'altra parte della medaglia è che quella peculiarità, quella stessa unicità è esattamente il tuo punto di forza, quello sul quale bisogna puntare poi. Sì. Beh, esatto. Poi è una cosa che accomuna tutti noi alla fine, cioè è un pensiero che è venuto fuori, maturato tutti insieme. L'ho scritta io quasi, ragazzi, cioè nel senso avrei potuto. Beh, a questo punto, ragazzi, molto velocemente parlatemi di quelli che sono i vostri progetti e perché no, anche proprio obiettivi futuri. Allora, obiettivi futuri. Fare quello che facciamo adesso, ma con i soldi, praticamente. Cioè, uguale andare a suonare, che bello suonare, la felicità, ma con i soldi. No. Troppo? Devo dire, a me è piaciuto. Devo dire che sì? Okay. I bassisti si riconoscono sempre. Siamo sempre persone molto materiali, insomma. Beh, ragazzi, è stato un vero piacere potervi parlare. Naturalmente salutatemi tutto il resto della band: Ivan, Pedro, naturalmente Fabio. Oh no, sei qua. Ah già, dove? Ah, è vero, io. E a questo punto, ragazzi, non ci resta che ascoltarci Feeling Colder by Laemoni. Buona serata a tutti.